Fabrizio Valente, ha il compito di illustrarci i lavori che avete fatto compatibilmente con i tempi che ci siamo dati. Prego. Bene, grazie a tutti per le parole, al presidente Sangalli, a Lazzari e a Fabio Fuglio di Confcommercio, soprattutto a Fabio per questa visione dell'idea delle bussole, che credo sia veramente stato un progetto molto importante per fare un salto all'interno di Confcommercio. Allora, ritorno al futuro. Perché ritorno al futuro? Perché in realtà la storia delle vending machine, delle macchinette, come diceva Sangalli, no? È una storia che da un lato ci parla di una macchina che ormai è diventata molto familiare con gli italiani, dall'altro è una macchina che soprattutto negli ultimi anni ha visto veramente delle evoluzioni profonde e di grandi potenzialità, soluzioni, innovazioni e naturalmente tutto l'impatto delle tecnologie avanzate, quindi dalle prime macchine delle vending come questa della Campbell, quindi parliamo delle macchine americane. In Italia, ricordiamolo, parliamo di macchine che sono entrate più di 50 anni sul nostro mercato, un settore che dà da lavorare più di 30.000 persone, quindi parliamo comunque di un settore importante con delle eccellenze a livello mondiale, poi a livello produttivo siamo i primi produttori al mondo di vending machine. Una breve presentazione nostra: siamo una società specializzata nel commercio a 360 gradi, nel retail, con attività varie di consulenza, ricerche, formazione, anche retail tour, viaggi, studi che andiamo a fare all'estero. Siamo il membro italiano di questo consorzio e network mondiale che ci ha aiutato molto anche in questo progetto, perché poi nei progetti di questo tipo noi ci confrontiamo con i nostri partner e riusciamo a recuperare anche dei casi, delle eccellenze da tutto il mondo. E allora, una brevissima introduzione sulla evoluzione un po' del mercato. A me piace utilizzare questa metafora dell'imbarcazione. Allora, se il mercato ieri era un po' come parallelo a quello che possiamo pensare quando facciamo canottaggio, che cosa serve per fare canottaggio? Serve ovviamente un grandissimo allineamento della squadra, una visione di una direzione che sia ben precisa, perché come possiamo sapere o immaginare, basta che la squadra non sia particolarmente allineata che l'armo incomincia a sbandare, a perdere efficienza. Ecco, qual era però la caratteristica un po' del mercato di ieri? Il contesto. Il contesto è quello di un bacino artificiale, di un lago, no? Dove tutto sommato quindi poter remare non è particolarmente difficile. Nel giro di pochissimo cosa succediamo? Cosa vediamo? Vediamo che l'ambiente cambia, diventa un ambiente tempestoso, molto più imprevedibile, molto più difficile, molto più pericoloso, perché se prima col canottaggio, se qualcuno sbagliava, semplicemente l'arbo sbanda un po', qui se sbagliamo cadiamo in acqua, e se un paio di persone qui cadono in acqua, no, il gommone va a ramengo e va a sbandare. Quindi, nella metafora del mercato, un mercato che è oggi molto più sfidante, molto più difficile, dove ad esempio è più importante anche la dimensione. Nel canottaggio erano in quattro, si può fare anche in uno in due, il rafting da soli non si può fare, bisogna essere un gruppo, perché naturalmente anche la globalizzazione dei mercati ci richiede anche di avere una forza maggiore. E d'altra parte il compito, no, dell'associazione di Lazzari è anche proprio questo, cioè riuscire a aiutare anche i piccoli operatori a fare gruppo, e a fare gruppo sui diversi fronti, sul fronte ovviamente del rapporto con la politica, come abbiamo visto che è molto importante, ma anche sul fronte degli strumenti che possiamo dare al servizio dei piccoli per rinforzarsi in questo contesto. Situazione più sfidante, ma anche situazione molto più interessante, perché a differenza del canottaggio, qui nel rafting, se noi siamo bravi, riusciamo ad andare molto più veloci. Se riusciamo a sfruttare la corrente, se riusciamo a capire in che direzione e con che pagaiate affrontarla, andiamo molto meglio. E riusciamo quindi ad andare anche molto più veloci della maggior parte degli altri che in questo contesto competitivo sono indietro, sono in difficoltà, si sono fermati o sono addirittura caduti in acqua. Allora, volevo coinvolgervi in un piccolo esperimento che dura 2 minuti, molto semplice, e vi chiedo per questo di alzarvi tutti in piedi, per cortesia. No.
Allora, vi chiedo, è una cosa che dura un attimo solamente, aspettiamo che arriva anche Federica sul palco, vi chiedo di chiudere gli occhi e di concentrarvi, provare a immaginare dove è il nord e indicarmi col dito e la mano tesa dove è il nord. Chiudere gli occhi per cortesia e indicare il nord. Tutti per cortesia, vediamo un po', pensateci un attimo, ecco. Bene, fermi così, aprite gli occhi. Aprite gli occhi e che cosa vediamo? Vediamo una situazione direi alquanto eterogenea, perché c'è chi indica di qui, di lì, eccetera. Va bene, grazie, potete sedervi. Dov'è il nord? Allora, rivolta giustamente pone la domanda, dov'è il nord? Vogliamo saperlo, anzi, vi aspettate, giustamente, vi aspettate che io possa aiutarvi a dire dov'è il nord. Adesso sì, vi confesso una cosa, non ho la minima idea di dove sia il nord, però ho una cosa che è importante e che mi porto sempre dietro quando mi serve capire dov'è il nord, che è una bussola. Io girando con questa bussola posso andare a vedere e dirvi che il nord è in qui. Qualcuno ha indovinato, qualcuno lo sapeva, è chiaramente molto difficile in una sala chiusa senza avere riferimenti esterni rispetto alla città di poterlo immaginare, però perché questo esperimento è interessante? Questo esperimento ci dice due cose. Da un lato ci dice che comunque in platea c'erano molte persone che si sono lanciate, no? Che hanno cercato di avere qualche riferimento e hanno provato, e questo è un aspetto anche positivo, perché oggi nelle difficoltà del mercato bisogna anche lanciarsi. Se noi aspettiamo di avere tutti gli elementi belli, precisi e chiari per poter agire, rischiamo di non agire mai, proprio perché il contesto è molto veloce. Dall'altro però è chiaro che è un approccio rischioso, soprattutto poi anche, no, in un gruppo quando lavoriamo, se abbiamo diverse idee dove sia la direzione, è chiaro che il gruppo non funziona bene. Ed è proprio per questo motivo che secondo noi è importante oggi più che mai lavorare con il concetto che sul lavoro abbiamo bisogno di strumenti. Non possiamo più andare un po' così a naso per come ci sembra che sia giusto avere. Per questo la guida e tutta la collana delle guide di Confcommercio si chiama Le Bussole, ed è per questo che io, così anche a livello simbolico, vorrei ora consegnare e affidare questa bussola a Lazzari, al vostro presidente, che rappresenta lo strumento che avete, no, a disposizione per supportare con una visione più ampia quello che sta succedendo sul mercato. Allora, detto questo, quindi, ecco, questa era la perplessità che ci veniva dal gioco di orientamento, ma che con le bussole possiamo superare. Allora, quali sono stati quindi gli obiettivi di questo lavoro della bussola? In primo luogo, ovviamente, aiutare gli associati di Confida a poter affrontare con uno strumento di valore tutte le sfide del mercato. Un secondo elemento anche di aiutare i nuovi imprenditori che vogliono entrare in questo settore, a conoscere il settore, a capirne le possibilità, le potenzialità che ci sono, e anche, non da ultimo, comunque in generale, far conoscere meglio il mondo del vending anche agli attori esterni, dalla politica alla società alla cultura, perché naturalmente sul mondo del vending, come spesso anche può succedere, no, ci sono anche un po' di stereotipi, no? E si pensa appunto ancora semplicemente alla macchinetta del caffè, che è tuttora onorabilissima ma si è trasformata profondamente. Quindi, rispetto a questi obiettivi, abbiamo realizzato una guida molto corposa, come avete visto, e che potete ricevere. Io ho pochissimo tempo, quindi veramente farò dei flash su quello che poi invece potrete leggere in maniera approfondita. Questo è l'indice della guida. La prima parte è legata alla storia del vending e all'evoluzione delle macchine. Come vi dicevo, in Italia da oltre 50 anni ci sono delle macchine, e l'evoluzione anche a livello internazionale, per esempio, ci dice di come lo strumento del vending abbia anche negli ultimi anni avuto vari esempi, questo è uno dei vari esempi, di utilizzo sociale dello sistema vending. Negli Stati Uniti un progetto, Feed More Kids, negli Stati Uniti,
che ha toccato 400 scuole per poter consentire ai ragazzi svantaggiati che non possono, non hanno disponibilità economiche ma anche disponibilità culturali, di poter avere, no, un piccolo pasto al giorno salutistico, quindi non un po' la, purtroppo la tipica alimentazione americana molto diffusa tra i giovani, non particolarmente salutare, ma poterlo avere. Tutto questo possibile tramite il supporto delle vending machine. Il secondo capitolo è legato all'indagine dei consumatori, di cui oggi nel pomeriggio poi avremo un approfondimento, ma due numeri li voglio riportare. Uno, di fatto parliamo che più della metà della popolazione italiana nell'ultimo anno ha utilizzato almeno una volta una vending machine. Ormai veramente un compagno di vita quotidiano e, cosa ancora più importante però, con un'elevata soddisfazione. Questa indagine ci dice che più di 3 persone su 4, il 77% delle persone, è soddisfatto del suo rapporto alla vending machine. La maggior parte è abbastanza soddisfatto, una parte più piccola ci dice molto soddisfatto, ci sono dei margini di miglioramento, ma parliamo già da un zoccolo duro di una soddisfazione del cliente finale. Il terzo capitolo ci parla della distribuzione automatica come business a sé, quindi con il modello di business in cui abbiamo delle società di gestione, no, che sono qui rappresentate anche come soci di Confida, che in particolare vanno a utilizzare le vending machine e a installarle, no, in diversi contesti, sia di spazi privati sia di spazi pubblici. Anche qui però vediamo un settore in forte evoluzione. Qui a Milano, nella bellissima UniCredit Tower, no, della zona di Porta Garibaldi, che è stata inaugurata poco tempo fa, UniCredit ha deciso di installare 45 aree break con oltre 140 distributori automatici su diversi piani per i propri dipendenti. Ma la cosa interessante è che queste aree break ormai sono tecnologicamente così avanzate che l'azienda può comunicare direttamente con ciascuna delle vending machine, dando dei messaggi personalizzati a seconda, per esempio, del gruppo di lavoro. Comunicazione, messaggi, interazioni. Quindi anche qui un impatto, uno strumento che diventa di comunicazione interna, non è più semplicemente una vending, che certamente ha la sua funzione di ristorare, no, ma ha la possibilità di creare un punto di contatto, di comunicazione interna con i gruppi di lavoro, e ci sembra un'esperienza molto interessante. Nelle zone invece degli spazi pubblici, chiaramente tutti conosciamo, no, il grande lavoro che è stato fatto con le stazioni, per cui abbiamo quasi 600 isole self bar o self shop come questa che vediamo nella stazione di Milano, ma ce ne sono oltre 200, e anche qui però vediamo alcuni elementi di innovazione interessante. Proprio la stazione di Milano, no, non so se l'avete forse incontrata a volte, queste vending machine sono attrezzate con delle prese USB che servono per ricaricare cellulari, tablet. Quindi un elemento di servizio, naturalmente un elemento commerciale, perché questo ovviamente attira più clienti potenziali che decidono di fermarsi, magari di comprare qualcosa, di mangiare, bere 10 minuti mentre riescono a caricare il cellulare. O anche tutto il tema dei negozi automatici, che si sta sviluppando molto, quindi questa idea di combinare insieme in un'area diverse vending machine che possano dare snack, bevande calde, bevande fredde, e qui parliamo per esempio del progetto JEDAC, che ne ha aperti già 4 di questi negozi automatici, arrivando ad allargare poi l'assortimento anche a prodotti parafarmaceutici o articoli elettronici. E l'ultimo capitolo, su cui mi soffermerò un attimo di più, perché è quello che volevamo privilegiare con voi, che è un po' degli scenari del futuro, cioè gli esempi anche più innovativi e che ci dicono delle grandi potenzialità di questo medium, e che abbiamo sviluppato, come vi dicevo, grazie al supporto di tutti i nostri partner internazionali che ci hanno fornito casi da tutti i paesi. E certamente ringraziamo molto tutti i soci di Confida, perché abbiamo coinvolto anche loro in questa ricerca, quindi abbiamo avuto molte segnalazioni sia a livello italiano sia a livello internazionale di casi di eccellenza.
Da questa raccolta di casi noi abbiamo messo a fuoco 4 macro aree: assortimento, comunicazione, servizi, tecnologia e mondo digitale. All'interno di queste aree una serie di tendenze, 10 tendenze, non ve le presenterò tutte, ma semplicemente veramente a volo d'uccello alcune, partendo dalla tendenza dell'integrazione col negozio, no? Soprattutto oggi, in cui l'efficienza è fondamentale, il grande tema dei negozi è quello dell'orario di apertura. Da clienti, per un cambiamento di stili di vita sempre di più, noi vorremmo avere la disponibilità 24 ore su 24 del negozio, anche perché siamo abituati con internet che è sempre disponibile, quindi vorremmo anche alle 10 di sera, alle 11 di sera. È chiaro che questa esigenza si scontra con i conti economici del negozio, perché avere un negozio aperto vuol dire dei costi aggiuntivi, magari per tenere aperto altre 2-3 ore in cui il traffico dei clienti è basso e quindi non diventa conveniente. Come faccio a servire il cliente e a mantenere il conto economico in equilibrio? Beh, la vending machine è uno strumento fondamentale. Questo ultimo quarto capitolo, dimenticavo di dirlo, è sostanzialmente focalizzato sulla possibilità per le vending di integrarsi nei business di altri attori, in particolare il commercio, il retail da un lato, l'industria di marca dall'altro. Qui siamo negli Stati Uniti, questa è appunto una vending machine che è integrata in una pasticceria. La pasticceria alle 5 comincia già a lavorare col forno e il laboratorio, non è aperto il negozio, ma già dalle 5 e mezza dà a disposizione i cupcake freschi, sui cupcake, che sono quei dolcetti molto di moda negli Stati Uniti che cominciano ad arrivare anche da noi. Tra l'altro è molto interessante vedere anche l'estetica, no? Qui stiamo parlando di una cosa che non ci sembrerebbe mai una vending machine, non solo, ma anche c'è la possibilità da parte del cliente o della cliente in questo caso di personalizzare non solo il proprio cupcake, ma anche il packaging, se vuol fare un regalo. Quindi tutta una serie di elementi di arricchimento dell'esperienza che veramente portano questo concetto di vending dalla macchinetta un po' grigia di cui ci ricordava Sangalli all'inizio, veramente al mondo del distributore automatico di ultima generazione. E c'è da dire che anche qui un piccolo pasticcere ha cominciato a sviluppare il suo business anche attraverso questa integrazione e adesso ne ha aperte già altre 8. Anche in Italia vediamo cose similari, magari non è così bella come quella americana, però vediamo che in provincia di Verona un panificio, che cosa ha fatto? Ha creato la vending machine per poter offrire pane fresco ai clienti anche fuori dall'orario di apertura, insieme naturalmente integrandolo con altri prodotti che sono prodotti complementari e che possono servire. Ristorazione rapida di qualità. Ritorniamo negli Stati Uniti, il burrito è un cibo messicano molto popolare negli Stati Uniti, sia perché insomma, la popolazione dei latini americani è sempre più ampia, ma anche tra i non latini è molto apprezzata, e qui abbiamo una vending machine che propone 6 diversi tipi di burritos, tra cui anche un'opzione vegetariana, quindi anche qui l'attenzione all'evoluzione degli stili alimentari, e la cosa interessante è che il prodotto esce dalla vending pronto e caldo in 60 secondi. Quindi da un lato una grande attenzione però alla qualità delle materie prime, alla qualità del prodotto, quindi questo non è il fast food tradizionale veloce ma non così salutare, buono dal punto di vista salutistico, dal punto di vista del gusto e velocemente pronto. Ritorniamo in Italia, come vedete noi abbiamo fatto molto un ping pong anche vediamo quello che ci sono in scenari internazionali, ma in realtà molto spesso in Italia noi abbiamo delle eccellenze che non si conoscono. Abbiamo visto prima in provincia di Verona, mi piacerebbe sapere chi è, ecco, facciamo un test, chi è che in confida sapeva di questo vostro collega che ha aperto questa cosa in provincia di Verona? C'è qualcuno che lo conosceva? Nessuno. Allora questo è un esempio tipico, è vero, è un posto diciamo non così noto. In Italia siamo veramente bravi ad avere tante soluzioni innovative a livello locale. Il compito molto apprezzato delle associazioni deve essere quello di raccoglierle e portarle a fattor comune, fare in modo che tutto il sistema del settore possa conoscere queste innovazioni, questa eccellenza e possa aiutare il settore a fare dei salti di qualità. Qui siamo in Italia, azienda produttiva del Bresciano, Calzeleana, che ha deciso di lanciare una linea di calze di qualità elevata con contenuti innovativi con un packaging particolare. Questo packaging a forma di lattina
inserito e proposto in una vending machine dove per di più abbiamo anche dei display che mostrano le sfilate e offrono informazioni sui prodotti. Quindi anche qui la vending machine non solo per erogare il prodotto, ma per dialogare col cliente, per informarlo, per attirarlo in una maniera innovativa. E hanno lanciato quest'anno la prima vending machine, il piano, già ne stanno aprendo delle altre, di arrivare a 10 entro la fine dell'anno, hanno già aperto la prima a New York. Quindi stiamo parlando di un progetto che è andato già anche all'estero. In Italia, molto interessante il caso recente di Barilla, e qui siamo nella tendenza della comunicazione di brand, dove certamente diventa importante anche la vending machine come punto di comunicazione dei propri valori, della propria qualità. Barilla qui ha creato una vending con dei primi piatti caldi e di rapida esecuzione, innovando anche qui sul packaging, questa pasta cup, che è un packaging innovativo che riesce a garantire da un lato la freschezza, ma dall'altro anche la comodità dell'utilizzo on the go, quindi per la strada in un momento anche di non essere seduti da qualche parte. Il tema del marketing in prossimità è enorme, cioè il fatto di poter avere nelle vending machine degli strumenti che poi dialogano con il cliente in maniera automatica attraverso gli smartphone, attraverso i nostri tablet. Qui abbiamo ovviamente un campione un po' di questi, un leader come Nike che ha lanciato Fuelbox. Fuelbox è forse lo conoscete, sono questi sistemi di braccialetti che poi registrano per chi fa corsa, tutte le varie attività e poi va sui social, quindi puoi confrontare i tuoi risultati con quelli degli altri, puoi tenere il tuo diario per vedere nel tempo come migliori i tuoi risultati. Loro quando l'hanno lanciato hanno pensato di utilizzare anche il canale vending machine inserendolo in queste vending e soprattutto volendo incentivare l'attività fisica dei clienti, dei consumatori. Quindi che cosa succedeva? Che tu, registrandoti con questo Fuelbox, i tuoi risultati e degli obiettivi, ricevevi dei punti, all'ottenimento di certe soglie di punti, tipo le carte fedeltà, ottenevi dei prodotti Nike gratuiti in queste vending machine. Quindi c'era questo incentivo all'attività fisica. La cosa interessante è anche che queste vending machine sono state delle temporary, spostate di location nel tempo, quindi legame con i social media per essere informati la vending machine dove viene spostata, in quel quartiere o in un altro, per poter andare a recuperare anche i propri regali su Twitter. E la cosa appunto che dicevo di marketing di prossimità, quindi anche se io non so che lì c'è una vending machine, ma sono in qualche modo attivo col mio smartphone e la vending machine a chiamarmi: ehi, tu sei uno dei nostri della community del Fuelbox, guarda che hai raggiunto i 3000 punti, puoi venire qui e a ritirare il tuo omaggio. E naturalmente tutto questo ha portato a una grande diffusione virale, quindi a una pubblicità fatta dai clienti. Ultimi casi e poi chiudiamo. Questo è un caso per noi molto importante e qui veramente non posso che anch'io ricordare la gioia, devo dire, di aver conosciuto Lucio Pinetti e tutto il suo entusiasmo, la sua carica, le sue idee. Lui ha fortemente voluto questo Vending Lab, che è stato un progetto di sperimentazione innovativa supportato dall'associazione. Il primo progetto di questo Vending Lab è stato un progetto, una sperimentazione prima al mondo di un distributore automatico di lampadine, realizzato insieme alla partnership con Philips. Una vending machine che aveva il compito non semplice di aiutare i clienti a, uno, capire tutto il mondo del LED, che è un mondo nuovo che cambia molto velocemente, e quindi per esempio a capire le differenze delle luci, ma addirittura con un sistema automatico il cliente va lì, perché questa è una vending che è stata installata in un negozio di Bergamo, va lì con la sua lampadina, la fa vedere la vending machine la riconosce e suggerisce per quel tipo di lampadina come è possibile sostituirla in base all'attacco, alla potenza e alla caratteristica della lampadina con un faretto LED che è compatibile con quell'utilizzo. Quindi, perché c'è una videocamera, no, intelligente. Quindi parliamo di soluzioni ormai veramente molto evolute. Turchia, ecoservizi, questo è un sistema interessante, perché tra l'altro è anche una reverse vending machine che riceve delle cose e te ne dà delle altre.
riceve che cosa? Della plastica da riciclare. Quindi in un paese in cui il riciclaggio non è avanzato come nei nostri occidentali, bisogna stimolare le persone a farlo, ti dice: porta qui le tue bottiglie di plastica, noi le compattiamo, le salviamo e in cambio facciamo uscire per cani, gatti, randaggi del cibo che loro possono prendere dalla vending. Quindi un sistema anche per stimolare un circolo virtuoso a livello sociale. Anche grandi marchi, lo ricordava anche Sangalli, il lusso, sappiamo che anche Chanel ha fatto delle cose, qui è L'Oréal Paris che a New York aveva lanciato questa vending machine con 27 referenze di prezzo basso, quindi anche sono referenze con piccoli, diciamo, campionamenti per poter anche far provare alle clienti nuovi prodotti. La cosa interessante, c'è anche un digital mirror che rispecchia il viso della cliente e che dà un consiglio sul make up per la cliente. Addirittura c'è la possibilità, poi attraverso ormai questo digital mirror, noi l'abbiamo installato, potete andarlo a vedere anche qui a Milano nel negozio L'Oréal che abbiamo realizzato con una consulenza per loro, in cui il digital mirror prende la tua faccia e ti fa vedere poi la simulazione con i diversi tipi di rossetto e di make up come risulti. Il tema del click and collect è un tema attualissimo e fortissimo, cioè vending machine che sono dei punti di distribuzione e di ritiro di prodotti che vengono acquistati online, e qui Darty in Francia che cosa fa? Lo mette nel negozio in modo da avere più traffico nel negozio, attirare i clienti che tipicamente vanno su internet, ma giustamente i retailer devono cercare di far continuare ad andare anche nel negozio fisico e fidelizzarli all'insegna. L'ultimo esempio ci viene dal Giappone, che è il paese più avanzato dal punto di vista dell'innovazione nelle vending machine. Akure è un sistema di vending machine che ti guarda in faccia con i sistemi di biometrica, vedono le previsioni del tempo, le condizioni del meteo e ti consigliano loro qual è la bevanda più adatta per te in quel momento. Hai una faccia corrucciata, sta piovendo, hai bisogno di una bevanda energizzante, oppure invece sei felice, allora un altro tipo di bevanda. Una cosa molto giapponese che però ci indica della possibilità veramente infinita ormai dell'incrocio delle tecnologie con questo che non è più semplicemente un canale di vendita, è anche, come abbiamo visto, una piattaforma che ha tantissimi aspetti, che è legata alla comunicazione, alla relazione con i clienti, alla relazione con i dipendenti in alcuni casi. Vado a chiudere, quindi questa era un po' un'estrema sintesi della nostra guida. Io vi invito ai nostri prossimi eventi, perché il nostro prossimo convegno che facciamo a Brescia il 28 ottobre avremo il caso delle calze Leana che ha sbarcato a New York, che verrà a raccontarci la testimonianza dell'imprenditore questa iniziativa. Faremo poi un convegno simile a Milano il 12 di novembre. Saremo a New York a fare non solo una presenza al convegno mondiale dell'NRF che ogni anno si fa a gennaio a New York, ma a fare un retail tour, a visitare punti vendita, negozi e anche negozi integrati con vending machine, molto interessanti. Alcuni, per esempio, c'è New York, Manhattan è piena di ciclisti, ci sono negozi che hanno le vending machine con tutto quello che serve al ciclista per poter avere le piccole riparazioni o gli accessori necessari per la bicicletta. Io non mi resta che ringraziare in primo luogo Confida per essere stato un grande partner, Confcommercio, Fabio, tutto il gruppo, Giovanni. In particolare voglio ringraziare la nostra Cristina Savoldi e Federica Bertoglio di Confida, che si sono veramente prodigate. Senza di loro questo lavoro veramente non poteva esserci. Chiedo a tutti di fare un applauso soprattutto a loro, perché fanno il lavoro più oscuro e invece è il lavoro più prezioso. E naturalmente un grazie lo tengo nel cuore per Lucio, e non posso che augurarvi allora buon lavoro con la bussola verso il futuro e verso i successi che possiamo avere se ci facciamo orientare dagli strumenti giusti come questa guida. Grazie a tutti.